Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. In primo piano la cronaca, potrebbe esserci la criminalità pugliese, secondo gli investigatori, dietro la super rapina messa a segno giovedì sera a Livri di San Buceto. E intanto a Spoltore sono stati trovati un mitra e delle auto abbandonate, presumibilmente utilizzate durante la fuga. Seguono una pista foggiana gli investigatori coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Marica Ponziani. Secondo le forze dell'ordine, dietro la clamorosa rapina di 2 giorni fa a Livri di San Giovanni in Teatino, potrebbe esserci la criminalità organizzata pugliese. Questo in base alle modalità del colpo, fanno sapere le autorità. Intanto a Spoltore sono state trovate 5 auto abbandonate, probabilmente utilizzate durante la fuga, e anche un mitra lasciato in un prato. In tutto sono 19 i mezzi attualmente posti sotto sequestro, tra cui la ruspa, utilizzata come ariete, e l'auto e il camion dati alle fiamme e utilizzati come barricata contro le forze dell'ordine. Una rapina d'altri tempi, degna della trama di un film hollywoodiano, preparata nei minimi dettagli. Giovedì intorno alle 20:30 una banda di una quindicina di persone ha fatto irruzione a Livri, l'istituto di vigilanza di Securitalia, proprio in un momento in cui, secondo quanto trapelato, i soldi portati dagli operatori del Livri dovevano essere riposti nel caveau. I rapinatori sono arrivati e andati via nel giro di 5 minuti, portando con sé una somma tra i 5 e i 6 milioni di euro. Anche il piano più studiato però può essere rovinato dall'imprevisto. Per scelta o per necessità, i banditi hanno preso di mira solo la sala conta e non il caveau, dove forse non sono riusciti a entrare per tempo. All'interno della camera blindata avrebbero trovato ben 80 milioni di euro. Se li avessero rubati, sarebbe stato il colpo del secolo. Finora nessuno è stato arrestato. Sul luogo della rapina sono stati ritrovati una ventina di bossoli, a conferma dell'avvenuto scontro a fuoco coi vigilanti, e rinvenuti anche dei triboli, chiodi a 3 punte dall'antica tradizione bellica. I triboli, infatti, utilizzati fin dai tempi di Alessandro Magno per fermare gli elefanti di Dario nella battaglia di Gaugamela, oggi fermano le gazzelle della polizia. Questa mattina a Pescara sono scesi in strada i commercianti, gli esercenti e i residenti di Viale Marconi che contestano i lavori avviati mesi fa lungo questa importante arteria cittadina di Pescara e anche contro le ordinanze comunali antimovida. Paolo Renzetti. Una protesta colorata e rumorosa di commercianti e anche residenti per dire no alla nuova Viale Marconi. Questa mattina la protesta organizzata dal comitato Salviamo Via Marconi ha voluto far sentire forte la sua voce con un corteo che è partito dall'angolo di Via Pepe e ha raggiunto Piazza Italia sotto a Palazzo di Città. Allora, noi rappresentiamo il disagio che si vive quotidianamente su Viale Marconi. Abbiamo provato da settembre un dialogo, un discorso, siamo stati ricevuti ma non ascoltati dall'amministrazione pubblica, che ha fatto finta di prendere atto delle nostre richieste, ma di fatto le ha disattese tutte quante. E ci rendiamo conto che la situazione è abbastanza complicata per tutti, sia per i residenti, sia per i commercianti, sia per i semplici passanti di questa via che si trovano a convivere con un'opera che non ha niente di umano, niente di verso il civile, verso il consumo quotidiano di uno spazio dedicato al benessere collettivo, diciamo. E quindi noi abbiamo fatto questa iniziativa per anche un po' scaricare la tensione che si è ammucchiata in questi mesi, perché di non essere ascoltati provoca tanta frustrazione e tanti commercianti, insomma, sono arrivati anche un po' a fare dei gesti, come c'è stato l'altra volta, insomma, che spontaneamente hanno bloccato il traffico. Noi abbiamo preferito riunire questa forza, questa energia e convogliarla verso un corteo strutturato dove si può pacificamente e democraticamente esprimere il proprio dissenso verso un'opera che nessuno riesce ad apprezzare. Nonostante l'opera stia procedendo, il comitato spera che ci possano essere quelle modifiche richieste al progetto. Allora, come noi abbiamo avuto esperienza a luglio dell'anno scorso, che da 3 corsie si è passati a 4, a lavori quasi ultimati, perché i lavori erano stati fatti, quindi hanno smontato e rifatto da capo il progetto. Quindi tutto ciò che era stato speso fino al 3 corsie a luglio è stato abbandonato, è stato demolito e ricostruito a 4 corsie. Così oggi, che il cantiere è ancora aperto, si possono fare le modifiche anche
anche importanti, perché il cantiere non è stato riconsegnato, quindi le modifiche si possono ancora fare. Non è vero che i lavori sono ultimati. Quello che è vero è che non c'è stata una concertazione, cioè non c'è stata la sensibilità da parte dell'amministrazione di venire a vedere quali fossero gli interessi reali dei cittadini. Cioè, hanno fatto un progetto che sulla carta potrebbe essere anche rappresentato, ma viverlo nel quotidiano è angosciante. Un migliaio di persone oggi a Teramo ha sfilato nella manifestazione organizzata dalle università contro la guerra in Ucraina. Alla testa del corteo uno striscione con su scritto "La pace e cultura". La pace e cultura, questo è lo slogan dall'ampio significato scandito durante la marcia per la pace questa mattina a Teramo. In circa 1000 si sono dati appuntamento alla villa comunale per ribadire ciò che è scontato per tutti, tranne che per i capi di governo, ovvero che la guerra è un abominio. Dalla parte del paese invaso anche cittadini russi, come questa professoressa giunta in Italia dopo l'inizio del conflitto. In Praga, in Londra, in Berlin. A Praga, Londra, Berlino, oggi in tutto il mondo la comunità russa scende in strada in solidarietà al popolo ucraino, dice la docente. Ukrainian people, that also in Moscow, where nowadays it's very dangerous to go out to the street. Anche a Mosca, dove manifestare è pericoloso, molti russi sono scesi in piazza a supporto degli ucraini. Supporting Ukrainians in this terrible situation. La manifestazione teramana è stata patrocinata dal Ministero dell'Università e della Ricerca e promossa dagli Atenei abruzzesi, dall'Istituto di Fisica Nucleare, dall'Istituto Zooprofilattico, dai conservatori musicali, da istituzioni e associazioni. Un momento corale importante, la marcia per la pace, la marcia della cultura per la pace. Quindi veramente ringrazio tutte le università abruzzesi, i centri di ricerca, i conservatori per questa partecipazione così così massiccia, perché il messaggio è la pace e cultura, lo dobbiamo ai nostri ragazzi, lo dobbiamo a questo povero mondo. Anche se oggi noi non fermeremo le bombe che in questo momento stanno scendendo in Ucraina, però vogliamo dare la testimonianza della solidarietà tra i popoli e della battaglia per i diritti umani, e soprattutto la pace si costruisce ogni giorno con le azioni individuali, azioni di rispetto, azioni di collaborazione, azioni appunto anche di denuncia e di partecipazione attiva. Anche l'Abruzzo parteciperà alla missione internazionale sanitaria umanitaria volta a individuare tra i profughi ucraini coloro che hanno dovuto sospendere le cure mediche a causa della guerra. Medici abruzzesi in missione per individuare coloro che a causa della guerra in Ucraina non hanno più l'assistenza sanitaria di cui hanno bisogno, così da trasferirli negli ospedali italiani. La regione Abruzzo è tra le 8 regioni italiane che attraverso la CROSS, la centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario, attivata dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, parteciperanno a una missione internazionale sanitaria-umanitaria di 7 giorni in una località polacca al confine con l'Ucraina. L'Abruzzo è tra le poche regioni, 7-8 in Italia, che partecipano a questo team. Andremo in Polonia, ai confini con l'Ucraina, a fare uno scouting, cioè a cercare, a vedere quali sono gli ucraini, soprattutto i bambini, che hanno necessità di immediato ricovero. Non parliamo di vittime della guerra, ma di persone ad esempio malati oncologici o oncoematologici che hanno bisogno di cure che in questo momento lì non possono essere più fornite. La dottoressa Amalia Contini e il dottor Andrea Di Blasio del pronto soccorso di Pescara, il medico anestesista Mariangela Battilana e il logista della protezione civile abruzzese Vincenzo Leoceleste. Questo è il team abruzzese che raggiungerà la Polonia. Nella nostra regione oggi invieremo dei medici e anche dei sanitari che avranno un compito ben preciso, che è quello di verificare quali sono le condizioni dei futuri assistiti nella nostra regione. Non si parla di persone che hanno ricevuto dei danni in guerra, ma delle persone che hanno delle patologie. Purtroppo prevalentemente queste patologie sono in età pediatrica, e già noi nelle nostre ASL abbiamo messo a disposizione sia dei posti letto di terapia intensiva e subintensiva, sia adulti che per pediatriche, ma soprattutto sono arrivati e stanno arrivando in queste ore due bambini anche che saranno ricoverati in oncoematologia.
Voltiamo pagina. Dopo il simbolico incatenamento, il sindaco di San Giovanni Teatino si è detto soddisfatto dal primo incontro avuto insieme ad altri amministratori con il commissario governativo del progetto del raddoppio ferroviario della Roma-Pescara, Stefano Recanati. San Giovanni Teatino, come tutti i comuni, come tutti i colleghi della tratta Roma-Pescara, siamo favorevoli al raddoppio, perché bloccare l'economia, bloccare lo sviluppo è da incoscienti, quindi siamo favorevoli, ma un raddoppio che non penalizzi. Soddisfatto il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, dopo l'incontro con Vincenzo Macello, commissario governativo al progetto del raddoppio della ferrovia, arrivato in Abruzzo insieme a Marco Marchese, direttore investimenti area centro di rete ferroviaria italiana, per verificare personalmente le criticità che entreranno nelle proposte di variante. Presente anche l'ingegnere Ivo Vanzi, professore ordinario di tecnica delle costruzioni all'Università d'Annunzio di Pescara, che ha presentato il suo lavoro con le possibili modifiche al progetto originario. C'è stato questo confronto, seguirà il confronto con i tecnici, ripeto, del RFI e il dottor Vanzi, per cercare di valutare eventuali modifiche che non danneggi il paese, non danneggi il territorio. Che cosa si è detto dall'altra parte, da RFI? C'è la possibilità di capire, di ascoltare veramente qual è la voce dei sindaci e dei cittadini? Fino a ieri ero alquanto preoccupato, oggi lo sono un po' meno, perché ho trovato due tecnici, due veramente super tecnici, qualificatissimi, che hanno ascoltato sia noi amministratori che alcuni cittadini interessati, purtroppo dall'abbattimento delle case ed altre preoccupazioni. Ho visto in loro, diciamo, la riflessione, e questo mi dà forza e speranza che il discorso vada avanti e possa portare dei giusti e buoni risultati. Entro giugno saranno appaltati i lavori di riqualificazione del tessuto urbanistico del comune di Ovindoli. Sono opportunità date dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ascoltiamo il primo cittadino, Angelo Cimminelli. Le prospettive del PNRR per quanto riguarda la località di Ovindoli? Proprio qualche giorno fa in Consiglio Comunale abbiamo approvato progetti per quasi 4 milioni di euro. Nel prossimo mese di aprile abbiamo un ulteriore budget dal fondo complementare, che comunque verrà destinato alla località di Ovindoli. Abbiamo approvato questi progetti che riguardano la riqualificazione delle piazze di Ovindoli Capoluogo e delle due frazioni San Potito e Sant'Aione, il nuovo campo da calcio, che non sarà solo campo da calcio ma verrà fatto un centro sportivo con anche strutture complementari, campo da padel e strutture anche ricreative, per poi completare il tutto, già approvato questo come dicevo in Consiglio Comunale, con alcuni parcheggi e alcune strade, quindi per potenziare sia la viabilità che i parcheggi. Con l'ufficio tecnico rispetteremo appieno, come abbiamo già rispettato le scadenze, noi entro giugno andiamo con gli appalti lavori. E domani ripartirà il primo treno storico del centro Italia, che porterà i viaggiatori dall'Abruzzo al Lazio. Sold out per il convoglio di domenica 27 marzo. Ripartono i treni storici sulla ferrovia del centro Italia tra Sulmona, L'Aquila e Rieti. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, Palenium, in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato e l'Associazione Le Rotaie, ripropone un itinerario che si snoda tra i binari dell'Italia centrale, tra borghi incontaminati e luoghi di grande fascino. Il primo appuntamento è previsto per domani, domenica 27 marzo, ed è già sold out. Il calendario completo è consultabile sul sito Fondazione FS. E propone numerose date dal mese di aprile fino al prossimo novembre per 12 viaggi complessivi. Il programma turistico consentirà ai viaggiatori di percorrere a bordo delle storiche vetture degli anni 30 i binari che collegano Abruzzo e Lazio, toccando L'Aquila, Sella di Corno, Antrodoco e Rieti. L'arrivo del treno nella città laziale è previsto alle 11:20. Dalla stazione poi partiranno dei tour dedicati alla scoperta delle bellezze della città reatina. Il treno storico partirà da Rieti alle 17:15, con arrivo a Sulmona previsto per le 19:47. Per conoscere le modalità di acquisto dei biglietti e tutte le informazioni relative ai prossimi eventi in treno storico, è possibile consultare il sito www.fondazionefs.it o le fanpage ufficiali della Fondazione FS sui principali social network. Inaugurato questa mattina il murales realizzato dall'artista Antonello Max in via Tripoti, nel quartiere Zanni di Pescara.
nell'ambito del programma MURAP 21-23, vediamo. Quando l'arte diventa veicolo di promozione sociale, di crescita culturale, va anche in questo senso l'inaugurazione questa mattina del murale realizzato dall'artista frentano Antonello Max in via Antonio Tripoti nel quartiere Zanni di Pescara, nell'ambito del programma MURAP 21-23 Muri per l'arte pubblica a Pescara. L'iniziativa si fonda sul concept di combinare arte pubblica e riqualificazione urbana allo scopo di perseguire la missione della rigenerazione sociale. Nella circostanza è stato anche inaugurato il giardino, oggetto di recupero e destinato alla locale comunità. Allora, è nata lo scorso anno quando abbiamo deciso con l'amministrazione comunale e con la Fondazione Aria di realizzare un progetto che abbiamo chiamato MURAP Festival, Muri per l'Arte Pubblica Pescara. È una maniera per non solo per migliorare alcune pareti anonime, ma è anche quella per risvegliare un senso di appartenenza ai rispettivi quartieri dove le persone vivono. Per cui abbiamo sin dall'inizio pensato che non volevamo fare solo un'operazione di muralismo urbano, ma anche un'operazione di riqualificazione urbana, perché siamo convinti che attraverso questo format muralismo, arte pubblica e riqualificazione si riesce a fare una vera operazione di rigenerazione sociale. Ne abbiamo cominciato lo scorso anno, stiamo già lavorando sulla edizione 2022 e speriamo di fare delle cose ancora più importanti. Questo è stato una sorta di test che ci ha insegnato tante cose. Sono convinto che quest'anno, nel 2022, faremo delle cose con un orizzonte molto più lungo. Lo storico Licio Di Biasi ha presentato il suo ultimo manoscritto, Pescara 1910, e insieme il penultimo libro, La Piazzaforte di Pescara, edito in piena pandemia. Li presento insieme, dice l'autore, perché c'è una continuità storica per capire la città di oggi. Il servizio. La Piazzaforte di Pescara e Pescara 1910 sono i nuovi due libri di Licio Di Biasi. Di che cosa si parla? È un approfondimento particolare sulla dinamica della realizzazione, della valorizzazione e poi della fine della Piazzaforte di Pescara, ed è centrale, così diciamo in questo libro emerge chiaro, è centrale nella vita e nello sviluppo della nostra città. Oggi noi viviamo a Pescara, però insomma ci dobbiamo rendere conto che effettivamente la presenza della Piazzaforte ha condizionato moltissimo l'assetto odierno della città di Pescara. Il 1910 è un anno significativo, perché per esempio è stato inaugurato il Cursal, il Teatro Michetti e tante altre strutture, quindi è un anno particolare che dimostra come la città si era messa in movimento dopo l'abbattimento della Piazza Forte e si era sviluppato già sul territorio. Ci sono cose che lei ha rivisto poi nella Pescara odierna? Ma intanto abbiamo il centro storico, che è il cuore della città antica ed era il cuore della Piazza Forte, cioè, o meglio era la Piazza Forte, perché la Piazza Forte cingeva un territorio che andava da via Conti di Ruvo a via Caduta del Forte, dal Ponte d'Annunzio fino alla linea ferroviaria. Ecco, questo era lo spazio della Piazza Forte con mura alte 10 metri. È chiaro che lì noi oggi ritroviamo le sensazioni, no, di questa vecchia Pescara. Il centro storico è proprio la continuazione, la continuità di quella stagione. La riconoscibilità nel passato è importante perché rafforza la coesione sociale, cioè l'identificarsi intorno a dei segni, a dei simboli, a degli spazi, no, che hanno una storia e una tradizione, rafforza la coesione sociale, più o meno come quando il Pescara va in Serie B o in Serie A, cioè questa grande partecipazione, questa grande coesione sociale anche da parte di chi non capisce il calcio. Allora diciamo che intorno al centro storico, piuttosto che intorno al sotterraneo del Bastione San Vitale o a Rampigna, adesso questa grande scoperta, ma di cui eravamo tutti consapevoli, può sicuramente rafforzare la coesione sociale della città di Pescara, che nel 2027 compierà 100 anni.
E a proposito del calcio citato da Licio Di Biase, siamo giunti alla pagina dello sport del nostro TG e partiamo proprio dal calcio di Serie C. Giornata di vigilia per il Pescara che domani alle 14.30 riceverà all'Adriatico la visita del Pontedera. Out il difensore Drudi che, stante anche l'assenza dello squalificato Ingrosso, sarà probabilmente rimpiazzato da Ierardi. A centrocampo regolarmente disponibile Pompetti, mentre in attacco Ballottaggio, Rauti, Clemenza, con uno dei due che giocherà con Ferrari e Dursi. Mancherà il portiere Sorrentino, impegnato con la nazionale e rimpiazzato da Jacobucci, oltre a Chiarella. Fra i toscani assenti gli squalificati Milani ed Espece e l'infortunato Pretato. All'andata il Pontedera si impose per 2-1 contro il Pescara in quella che fu la più brutta gara giocata dal Delfino in questa stagione. Trasferta in Sardegna per il Teramo che domani anche lì alle 14.30 sfida l'Olbia per uno scontro diretto tra due formazioni appaiate a quota 37 punti e fuori quindi dalla zona play-out. Guidi non pensa a quello che sarà ma solo a centrare l'unico obiettivo della stagione, quello della salvezza. Jacopo Forcella. Il nostro futuro passa dal nostro presente e quindi noi stiamo concentrati su ciò che è oggi, su quello che sarà la nostra partita di Olbia e così via. Niente futuro allora, solo presente. Quello che il Teramo ha bisogno abbia prima possibile le sembianze di 41-42 punti per ottenere il traguardo della salvezza. Questo è un gruppo che non ha mai mollato, nel senso quando ha ricevuto un grosso cazzotto in faccia ha poi sempre reagito, questo è stato un tema, una costante. Ora il nostro obiettivo era quello di trovare continuità a prescindere se le cose andavano bene o male. Anche se, e dal presente si torna al passato, nel chiuso dello spogliatoio il diavolo nel momento più critico della stagione si era ripromesso di arrivare ad una quota un po' più su. Ora che di tempo ne è passato, quel patto non è più un segreto. Quella chiacchierata famosa che facemmo dentro gli spogliatoi, io solo insieme ai ragazzi. E i ragazzi si sono dati come un obiettivo, ma risale a dicembre, quando all'epoca avevamo 19 punti in classifica. E il gruppo si dette come punto di arrivo, obiettivo 45 punti. È chiaro che poi il nostro obiettivo è la salvezza e cercheremo di raggiungere quello che dentro al chiuso della porta dello spogliatoio ci siamo prefissati, consapevoli del fatto che noi il nostro obiettivo poi è chiaro è la salvezza. Se poi raggiungeremo i 45 punti o di più o meno, però noi dobbiamo raggiungere la salvezza. Vincere ancora, stavolta provando a farlo ad Olbia e provando anche a dare quella continuità difensiva che è stata l'anticamera delle vittorie. 5 nel girone di ritorno, unico elisir per tirarsi fuori dalle sabbie mobili dei play-out. Se noi andiamo avanti con quella che è la nostra filosofia, la nostra mentalità, vincere due partite e perderne tre vuol dire fare più punti di una che fa 5 pareggi. Ci salviamo. E questa è stata anche la nostra mentalità. A volte abbiamo rischiato di perdere, però abbiamo vinto anche di più degli altri. Non ci sarà Pinto, semaforo verde invece per Azio Osmanovic, Bernardotto e Soprano, in mezzo a Rigoni onnipresente, mentre sugli altri c'è ancora da scegliere, vista l'abbondanza e i pochi slot a disposizione. In tanti meriterebbero di scendere in campo. E il fatto di essere passati con due centrocampisti è chiaro che ho penalizzato. Avendone 9 ho penalizzato Forgione, ho penalizzato Viero, ho penalizzato De Grazia, ho penalizzato Papaserio, o Rossetti o Fiorani. Non cito Arrigoni perché è chiaro che è il nostro capitano, è il nostro leader e quindi è quello che gioca praticamente tra virgolette sempre. Però è un sistema che avendo tanti centrocampisti qualcuno è per forza di cose penalizzato. L'obiettivo è chiaro, giocare col DNA consueto, ma mettendoci dentro quel pizzico di razionalità che serve per capire che adesso ogni errore potrebbe costare doppio. Cioè, io non ho mai visto una squadra che ha come obiettivo la salvezza e vincere un campionato. L'importante è arrivare all'obiettivo, poi il come lo discutiamo, analizziamo, è anche piacevole perché poi si migliora, sono punti di vista, che non c'è la scienza esatta, perché sennò tutti faremmo la stessa cosa, no?
Giornata di anticipi in Serie D, rinviata a Vasto Girardi Pineto per casi Covid nella squadra molisana. Tocca però ad altre due abruzzesi oggi, la Vastese che a breve se la vedrà col Tolentino e alle 15.30 al Notaresco che sarà di scena sul campo del Matese. Ci colleghiamo ora per le ultimissime con lo stadio Aragona di Vasto dove c'è Jacopo Forcella. A te Jacopo. Buon pomeriggio Giuseppe, buon pomeriggio anche ai nostri telespettatori. Detto bene, anticipo della giornata numero 25 di campionato in una soleggiata a Vasto dove la Vastese tra poco affronterà tra le mura amiche a porte chiuse però il Tolentino, terza forza del torneo, 41 punti per la formazione cremisi, 37 per gli aragonesi di Fulvio Taberio. Andiamo a vedere le formazioni che sono ufficiali, partendo ovviamente dai paroli di casa con Di Rienzo tra i pali, Ceccacci e Tancredi, Di Filippo Altobelli Allegra, Scafetta, Sansone, Alessandro, Stivaletta e Pierpaoli. In panchina accanto al tecnico vanno Di Feo, Marianelli, Lenoci, Corticchia, Monza, Di Bello, Ficara, Pastore e Alonzi, ovviamente allenatore Fulvio D'Adderi. Andiamo in casa Cremisi, Bucosse tra i pali, Salvatelli e Severini, Boracchi, Miccoli e Nonni, Stefoni, Bartoli, Padovani, Zammarchi e Capezzani. In panchina Marritti, Ceresani, Tartarelli, Mengani, Fofana, Lattanzi, Strano, Cicconetti e Prosperi. Allenatore Andrea Mosconi. Arbitro dell'incontro Matteo Dini di Città di Castello. Assistenti Simone Piomboni, sempre di Città di Castello. Secondo assistente Gino Passaro della sezione di Salerno. Turno questo anticipato al sabato anche per permettere alle formazioni del girone F e poi di preparare il turno infrasettimanale di campionato che ci sarà mercoledì 30 marzo che vedrà la Vastese impegnata a Riviera delle Palme contro la San Benedettese, squadre che sono ancora negli spogliatoi, tra poco il fischio d'inizio di Vastese e Tolentino. Per il momento è tutto, direi che può tornare a te. Grazie a Jacopo Forcella, i servizi che avete visto saranno a breve disponibili sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it, mentre il telegiornale tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.